Ciao a tutti, sono Giorgio Patrizzi di Binaria Facile Masterclass, sono un trader indipendente nel settore delle opzioni binarie da circa 5 anni. Allora, questo video oggi è 6 novembre, 14:48, vorrei farvi vedere due grafici molto interessanti sui quali si poteva investire ieri 5 novembre e su uno dei quali ho fatto anche una previsione andata a buon fine. Allora, vi faccio vedere subito. Allora, questo diciamo è il mio gruppo corsisti. Allora, guardate un attimo, vedete questo grafico? Qui sono le 5, sono le 11:42 del 5 novembre 2020. Allora, questa è la previsione che ho fatto di questo grafico GBP New Zealand, quindi H1, quindi significa time frame H1, ogni candela corrisponde a 60 minuti. Allora, io ho tracciato il livello in questo punto qui, come sapete, diciamo già dai miei video, l'unico diciamo strumento che utilizzo per investire è appunto il livello, questo qui, questa linea orizzontale che io traccio per capire diciamo come si evolve il prezzo durante la giornata. Allora, l'ho tracciato in questo punto qui perché vedete in questa zona si è creata una concentrazione del prezzo che si è sempre fermato in questo punto qui. A un certo punto in questa zona qui ha rotto al ribasso, perché era qui, è sceso giù, candela rossa, è sceso giù, è arrivato qui, si è fermato nuovamente e poi è incominciato a risalire con un nuovo trend. Io ho previsto appunto che il prezzo arrivasse qui e poi scendesse giù per almeno un'ora. Questa è la previsione fatta il 5 novembre alle 11:42. Questo perché questa previsione? Perché il prezzo salendo su avrebbe incontrato questa zona di resistenza fortissima dove non poteva che rimbalzare e scendere giù necessariamente, perché è come se trovasse un muro. Questo è un vero e proprio muro di trading, di resistenza. Allora, guardate bene il display qui, 5 novembre 11:42 è la mia previsione. Guardate cosa ha fatto dopo, 6 novembre, oggi, il prezzo che ha fatto è salito, è rimbalzato qui e poi è ridisceso. Vedete? Questa è diciamo la previsione data a buon fine. Tornando di nuovo indietro vi faccio vedere, questa era la previsione, che il prezzo salisse, rimbalzasse e scendesse. Ok, e così ha fatto, è salito un attimo, è salito, è rimbalzato ed è sceso. Questo è un bellissimo grafico sul quale si potrà tranquillamente investire. Poi c'è un altro bellissimo che vorrei farvi vedere, guardate un po'. Allora, questo è un bellissimo grafico, la GBP AUD H1. Come vedete qui c'è un trend discendente, ve lo faccio capire bene mettendovi innanzitutto queste linee diciamo trasversali che vi fanno vedere che il prezzo appunto sta scendendo, ma lo si comprende proprio a video guardandolo. Poi ho tracciato il livello su questa zona qui perché il prezzo scendendo a un certo punto si ferma in questa zona qui, vedete? Va in una fase laterale, quindi non scende come sta scendendo qui, ma si ferma. A un certo punto però rompe qui, no? Risale con questa candela, piccolissima parabola, testa il livello, che è questo qui, dove noi abbiamo tre conferme molto interessanti, cioè il prezzo rimbalzato, risalito, risale, testa il livello e scende giù. Input. Vedete? Quindi un classico movimento da pullback, ok? Stessa cosa in M30, guardate, il prezzo che scende, si ferma in una fase laterale, significa che non va nessuno giù, ma sale e scende, a un certo punto cosa fa qui? Guardate, ci sono le nostre conferme dal metodo che spiego nel corso, 1, 2, 3, 4, ci fanno vedere appunto i punti nel quale il prezzo rimbalza su questo livello, che è questa linea orizzontale, risale, rimbalza, quindi 4 conferme. Nel mio corso io spiego che occorre trovarne 3 per poi sentirsi tranquilli di poter investire, qui ce ne sono addirittura 4. Quindi il prezzo a un certo punto che fa qui? Rompe questo livello, va ancora più giù, piccola parabola, risale con candela blu, testa il livello con questa candela blu, arriva sin su alla punta, ma alla scadenza dei suoi 30 minuti cosa fa il prezzo? Scende giù e rimane giù
alla scadenza del 30° minuto. Questo ci fa capire chiaramente che il prezzo non risalirà con la candela successiva, perché innanzitutto alla scadenza dei 30 minuti il prezzo è rimasto sotto il livello tracciato, e cioè in questo punto qui. Poi ci sono le conferme che ci fanno capire che il prezzo qui si è fermato, quindi in questo caso troviamo questa zona di resistenza, il prezzo infatti testa e poi ridiscende. Ok? Due bellissimi grafici nei quali si poteva ieri investire e soprattutto guadagnare. Ok, questo è tutto. Io vi ricordo, perché chi vuole, diciamo, seguirmi può farlo sul mio canale, Binaria Facile, dove è possibile vedere tutti i miei video qui. Ok, cliccando qui si possono guardare gratuitamente, naturalmente, tutti i video. Ok, il mio consiglio è guardarvi il mini corso gratuito, che è questo qui di 37 minuti, nel quale io spiego come funziona il tutto. Se volete avere un contatto diretto con me, o potete commentare i video, oppure entrate qui, in questo punto, nel mio canale Telegram, dove cliccando qui entrerete nel mio canale Telegram, dove ci sono circa 1290 iscritti, e qui potete contattarmi a @ io sono un trader, che mi contattate per chiedermi informazioni. Va bene? Allora io vi saluto e grazie di avermi seguito, al prossimo video. Ciao!